Agrigento in prefettura si è svolta al mattino di oggi una conferenza di presentazione degli eventi organizzati nelle province di Agrigento in occasione della settimana della protezione civile dal 10 al 16 ottobre. Perché la settimana nazionale della protezione civile? E perché questa settimana è provinciale? Perché c'è bisogno di tanta informazione, quindi vogliamo coinvolgere i ragazzi delle scuole, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e che saranno interessati da questi incontri con chi fa protezione civile per mestiere, quindi parliamo di vigili del fuoco, protezione civile regionale e provinciale, e poi avremo questo evento a Santa Margherita venerdì, che era già stato programmato, forse è stato un progetto profetico, perché purtroppo su Santa Margherita si è sperimentata una sorta di esercitazione che ha funzionato. Ringraziamo, non ci sono state vittime, non ci sono state persone che si sono fatte male, però ci sono stati tanti danni e soprattutto ci sono stati anche dei momenti di grandissima difficoltà, che solo l'intervento tempestivo dei soccorsi è riuscito ad evitare problemi ancora più seri. Torno al discorso dei comportamenti delle persone. Allora, è fondamentale dare dei messaggi precisi, soprattutto in caso di eventi sia alluvionali che di incendi, ma anche in caso di rischio sismico. Non dimentichiamo che la nostra è una realtà fortemente interessata da un rischio sismico elevato. Quindi c'è tanto da fare. Questo è un piccolo passo che io però sono molto felice di fare ovviamente insieme a quei comuni che stanno mostrando una sensibilità particolare, ma anche e soprattutto con i vigili del fuoco, la protezione civile regionale e provinciale, e in questo caso anche l'ufficio scolastico provinciale, che ringrazio tutti veramente, perché questi eventi nessuno li organizza da soli, sono momenti di grandissima condivisione, la stessa condivisione e sinergia che dobbiamo sperimentare, che abbiamo già sperimentato quando purtroppo poi gli eventi si verificano. Daremo ai ragazzi, proprio per far crescere dalla gioventù in poi, in modo che loro siano innanzitutto a conoscenza di questi comportamenti, poi possono essere anche testimoni per i più grandi che magari sono più distratti, daremo a loro queste informazioni su come comportarsi in maniera corretta. Abbiamo visto che purtroppo certe informazioni non sono note come sembrerebbe. Nelle Marche di recente abbiamo visto che qualche comportamento sbagliato ha favorito il crescere del numero delle vittime al di là dell'evento disastroso in cui è stata colpita la città. Speriamo che queste cose non si debbano ripetere nel nostro territorio.